Un passo indietro nel tempo, nella TV in bianco e nero, con Stasera mi butto Rocky Roberts. Quante volte credevo che, e invece no, e invece no, tu guardavi tutti meno, e io credevo invece che, ho deciso che mi butterò, e qualche cosa combinerò, questa volta non ci sono se, fermi tutti adesso tocca a me. Stasera mi butto, con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Se per caso tu non credi che, e invece sì, e invece sì, del momento che mi vedi qui, mi sembra chiaro invece sì. Ho deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa anche tu. Questa volta non ci sono, se io non parlo adesso torno. Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te. Bravo! La figlia sarà orgogliosa. Guarda, mentre riprendi fiato, io vedevo due particolarmente scatenati e pronti a tifare per te. E sono, guarda, Stefano e Vera, eccoli lì. Con i colleghi di Ballando. Sì. Stefano è come un fratello per me. Sì? Ti ha dato qualche dritta o no? Ti ha solo detto, no, manca a vederti e basta. Sì, mi ha detto, mi raccomando, tieni alto il colore di Ballando, insomma. È più scuro e di il colore, così. Hai preso il mio. Preciso. Approfitto anche per salutare Danilo Brugia, eccolo là, e Lorenza Mario, che sono stati i protagonisti tale quale. Se non sbaglio, Danilo proprio la prima edizione. E Lorenza, e la meravigliosa Lorenza Mario. Un bacio. Loretta, iniziamo da te. Raimo, somiglianza. Sì. Ballo. Sì. No, volevo dire no, voi mi dite di sì. No, dai, bravissimo. Bravissimo, è naturale che ballando così, tanto e bene, un po' di fiatone c'era. Però sul sta che ti ha detto Maria Grazia, è venuto benissimo. Tutta quella parte di sta sera è perfetta. Poi ogni tanto si perdeva un po', ma è normale. Sì, è normale così. E faccicoso. E faccicoso. Pensa che sono tre notti che se vedete un pazzo a Roma che corre e canta sono io. Per fare fiato. Ora sembri un po' Staglio Olio più sì, che... Sì, ma anche quello... Guglielmo Mariotto! Dieci! Dieci! Foxy John! Dieci! Bravo, comunque bravo. Grande. Grazie. Forza. Allora, Giorgio. Sì, te sapevi che Rocky Roberts ha fatto il pugile? Sì, me l'avevano detto. Te lo sapevi? No, io l'ho letto qua ora, sicché non sapevo, me l'hanno detto, ma... È per quello che con i piedini... Esatto, è per quello che portava gli occhiali, perché ha subito un colpo. Sì. E l'unica cosa che ho studiato in settimana, fatemela dire. No, cioè, l'ho studiato, quel... l'unica cosa che ho studiato in settimana. Ma no, tu... allora sì, però questo è stato arruolato in Marina, come mio marito, si è fatto un sacco di anni. Prima Marina. Che si parta ora con tutta la storia di Rocky Roberts, vorrei dire che l'interpretazione c'era, nel senso comunque hai ballato benissimo, cioè, ci hai fatto entrare nel mood di Rocky Roberts. Anch'io trovo, come ha detto Loretta, la voce un po' stanca, affaticata, perché è difficile combinare
le due cose, però insomma è stato molto una performance. Grazie. Una performance. Devo dire che la settimana scorsa mi hanno detto la stessa cosa, poi sono arrivato là, 5 punti. Sci vostri. Vincenzo. Ha ragione. Cioè, adesso hai messo un'ipoteca sull'impossibilità di darti il 5. Quindi... Bravo, Vincenzo! Anche perché se no stavolta vi buco i gommoni davvero. Ecco. Macchina, io i gommoni non c'ho. Ah, della macchina. Senti, ma il viso è veramente impressionante. E idee, sembri Rocky Roberts, davvero è pazzesco. No, il ballo è identico, sì, è vero. Anche secondo me, e poi su Stasi. Muoveva solo sotto, impressionante. Muoveva solo sotto un po'. Eh sì, ma era così. Io mi ricordo quando eravamo ragazzini, quando si facevano i balletti, quando ero ragazzino io. Parliamo della preistoria. Balletti per normali, anticipare. Sì, si facevano i balletti, le ragazze di là, e c'era quello che doveva fare il Rocky Roberts, cioè doveva ballare, proprio, il doveva più bravo di tutti doveva ballare, quindi hai ballato benissimo. Grazie. Mi hai ricordato quegli anni molto lontani dell'infanzia. Accomodati pure, bravo. Ciao, boss.